Buongiorno e benvenuti a Un Caffè Con. Diamo un caloroso saluto al nostro ospite di oggi, l'ingegnere Luca Dal Fabbro. Buongiorno. Buongiorno Luca, grazie di essere venuto a questa intervista. Così prenderemo un caffè insieme. L'ingegnere Dal Fabbro non ha bisogno di grandi presentazioni. È general manager di INSO. Managing partner di CVF, è presidente di Tamini Trasformatori, è stato presidente di SNAM, consigliere di amministrazione di Terna, e ne potremmo continuare. Oggi con te, Luca, volevamo parlare di economia circolare. Tra l'altro, a molti forse non è ben chiaro il concetto, ma ci puoi spiegare cosa si intende per economia circolare e quali sono magari gli impatti sulla nostra vita quotidiana? Volentieri. No, l'economia circolare è l'economia che noi abbiamo tutti i giorni, osserviamo. I processi biologici utilizzano molto il principio dell'economia circolare. Avete notato che tutti gli scarti biologici, dal nostro sudore a tutto ciò che gli animali in qualche modo poi lavorano, producono e scaricano nel sistema, può e possono essere reinventati, riutilizzati, riprocessati dalla stessa madre terra. Allora, questo ha permesso negli anni un ecosistema, un equilibrio dei sistemi che ha vissuto molto tranquillamente finché l'uomo non ha cominciato, con soprattutto l'era industriale, a produrre molti beni, utilizzarli, consumarli, e poi metterli a disposal, quindi in discarica, piuttosto che bruciarli, piuttosto che anche riutilizzarli. Ora siamo arrivati a un momento in cui dal 1970 ad oggi il materiale che l'uomo consuma è quadruplicato, quindi tutti noi consumiamo molte più tonnellate di materiale rispetto a quelle che consumava il nostro, parente, antenato nel 1970 e prima. La terra non riesce a riprodurre tutto questo materiale e quindi non ci possiamo permettere di consumarlo in questo modo. Abbiamo bisogno di introdurre un nuovo paradigma. Quello che sto dicendo non è, frutto di una, crisi di mezza età da parte mia, che, da industrialista è diventato ambientalista. Non mi vedrete con i capelli lunghi, purtroppo perché non me lo posso permettere, lo potete osservare voi stessi, scioperare per l'ambiente. Io, sono diventato un grande sostenitore dell'economia circolare per una ragione di interesse. Per me è un amore di interesse, non è un amore passionale. E l'interesse è molto chiaro. Le industrie italiane, le industrie europee, dall'economia circolare, oltre che beneficiarne l'ambiente, ed è ovviamente cosa importante e fondamentale, abbiamo visto con la crisi del Covid quanto l'ambiente, la temperatura, l'umidità, la deforestazione possono e potrebbero aver avuto un ruolo importante in questa crisi pandemica, senza precedenti, che purtroppo non è ancora terminata, ma può averne un beneficio oltre l'ambiente anche il sistema competitivo. Un'industria che introduce i concetti di economia circolare è un'industria che diventa più competitiva per tre motivi. Questa è una cosa da spiegare perché ancora non se ne parla abbastanza, a mio parere, in particolare in Italia. Il primo motivo è che un'industria che riutilizza il materiale che scarta o prende scarti da altre industrie fa sì che diventa meno dipendente dalle importazioni esterne. Abbiamo visto quanto è importante e fondamentale è stato per l'industria italiana ridurre le importazioni nel periodo di crisi Covid dalla Cina, dagli altri paesi che avevano avuto e avevano questa crisi. Le industrie resilienti sono state quelle che utilizzavano poco materiale da fuori e riutilizzavano molto materiale da dentro. Quindi la riduzione della distanza della catena produttiva, del cosiddetto value and production chain. Quindi l'economia circolare ti permette di chiudere, l'utilizzo, il consumo e la produzione di materiale in cicli molto più piccoli, molto più corti, molto più resilienti. Il secondo motivo è che il riutilizzo del materiale oggi è incentivato, perché a prezzi bassi,
perché il materiale di scarto costa poco e quindi le industrie acquisiscono maggiore competitività perché riducono i loro costi, e questo è il secondo motivo. C'è poi un terzo motivo di cui nessuno parla in Italia, se ne parla molto in Germania. Io ho la fortuna di essere cofondatore della Federazione Europea di Economia Circolare, quindi ho la possibilità di ascoltare quelli molto più bravi di me che in Europa si occupano di questo tema, in particolare in Germania e in Francia. Ascoltando loro e imparando appunto da loro quello che sta accadendo, le industrie italiane stanno trascurando un fattore che oggi consideriamo, nessuno ne parla, i giornali non ne parlano, parliamone però, ed è il fattore costo CO2. So che introduco un tema che è conosciuto ai tecnici, ma non è conosciuto dai grandi imprenditori e dai piccoli imprenditori italiani come dovrebbe essere conosciuto. Oggi la tassa sulla CO2 dei produttori sia di energia, ma anche le cementerie, ma anche le siderurgie, ma anche chi produce ceramica, chi produce vetro, chi produce carta, oggi paga tra i 26 e i 30 euro a tonnellata l'emissione di CO2, cioè il poter emettere CO2 costa, secondo diciamo i valori di trading, questa cifra. Le previsioni più ottimistiche fanno sì che questo prezzo potrebbe arrivare a 40-50 euro a tonnellata nei prossimi anni. Se questo fosse vero, e questo è quello che si apprende da alcune analisi, le industrie italiane sarebbero spazzate via in un secondo, perché i costi competitivi sarebbero ovviamente, renderebbero l'industria italiana non competitiva rispetto alle industrie tedesche e francesi, che invece sul tema della riduzione di CO2, quindi la riduzione di emissioni, sta facendo una battaglia e sta facendo attività molto intense. Quindi investire nella riduzione di CO2 o investire in attività di cosiddetto offsetting di emissioni, cioè un'industria dell'acciaio installa 500 ettari di vegetazione che assorbe CO2. Questo significa offsettare, vuol dire eliminare in termini diciamo aritmetici quello che produco da una parte, lo assorbo da un'altra. Questa attività di offsetting l'industria italiana ancora non l'ha iniziata a fare, a mio parere, seriamente. E quindi invito gli imprenditori più illuminati a fare ragionamenti, perché poi fra 5 anni, quando la tassa sulla CO2 invece di essere 26 è 50, chi ha già messo in piedi una politica di offsetting riuscirà a competere. Chi non lo ha fatto uscirà dal mercato. Non sarà, diciamo, la manodopera, non sarà il costo delle materie prime, sarà il costo della CO2. Ecco, l'economia circolare ti aiuta a ragionare e ti aiuta a installare processi che ti valutano il tuo carbon footprint e ti permettono di ridurre queste emissioni, non solo, producendo valore. Interessantissimo. Ma quali sono i driver di investimento adesso? Beh, allora, sono diversi. Questa è una domanda importante, Stefano, perché in realtà ogni industria ha, diciamo, varie possibilità di investimento. Può investire nell'offsetting, può investire nella trasformazione dei propri processi in processi circolari, può investire in fondi di investimento che investono in energia rinnovabile e nell'economia circolare, possono e può investire in attività di crescita di competenze interne. Ora, fino adesso i grandi fondi di investimento hanno investito nell'economia rinnovabile, nelle rinnovabili. Le rinnovabili sono sicuramente oggi molto competitive rispetto alla generazione termica, molto più del passato, grazie al fatto che soprattutto il fotovoltaico e l'eolico hanno costi di capitale, quindi diciamo l'investimento richiesto per produrre un megawatt si è ridotto in modo importantissimo, di molti multipli negli ultimi 20 anni, e quindi hanno reso l'economia sia diciamo prodotta, l'energia prodotta dalla rinnovabili sia solare che eolico molto molto competitiva, oggi competitivo come il termico. Queste energie però sono limitate, nel senso che per i prossimi 20-30 anni noi dovremmo pensare di continuare a utilizzare il gas, quindi una fonte che, come dire, è fossile, non è rinnovabile, ma potremmo cominciare per esempio a produrre biogas.
Io ricordo a tutti che la nostra economia italiana è la seconda economia agroalimentare europea, è la seconda economia industriale europea. Noi siamo importanti in Europa, magari non ce lo ricordiamo, ma siamo importanti in Europa. La nostra agroindustria è tra le più potenti al mondo, per qualità più che per quantità, ma sicuramente anche per capacità. Certo. Ci sono settori che ci vedono leader. Il biogas che possiamo produrre da questa industria è notevole, è importante. E allora ci sono aziende, che non nomino per non fare pubblicità, ma ci sono aziende leader italiane che stanno lavorando a questo. E quindi siccome il gas sarà importante per i prossimi 30 anni sicuramente, o 40, dobbiamo pensare però di sostituire progressivamente questo gas con biogas e poi nel futuro anche con l'idrogeno prodotto dalle rinnovabili. Quindi il futuro delle energie rinnovabili in Italia, secondo te, qual è l'elapso di tempo e quali saranno gli elementi che comporranno queste energie rinnovabili? Tu sei un esperto peraltro di energia. Allora, sicuramente ci sarà un phase out, quindi una chiusura degli impianti a carbone, che oggi non sono, per questioni di CO2 e di anidride carbonica, non più sostenibili, e c'è già un programma lanciato dagli operatori e produttori che utilizzano questa fonte per fare il phase out, che mi sembra cosa importante per l'ambiente. Due, ci sarà sicuramente ancora uno sviluppo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico in particolare, più che l'eolico, c'è ancora molto da fare, però il fotovoltaico dobbiamo fare attenzione, il fotovoltaico utilizza terreni agricoli, il fotovoltaico utilizza pannelli fotovoltaici che fra 20 anni dovremo mettere in discarica se non riusciamo a trattarli. Qui l'economia circolare, trovare processi per trattare il pannello fotovoltaico e riutilizzarlo, riimpiegarlo, ricondizionarlo. E poi ci sarà il grande sviluppo del biogas, che sarà un tema importantissimo, soprattutto perché può permettere anche alla nostra agroindustria di essere più competitiva, produrre energia rinnovabile, veramente rinnovabile, e anche risolvere i reflui, il problema dei reflui agricoli, che è un problema enorme, soprattutto nella pianura padana. Lo spargimento di liquami oggi è un tema che l'agricoltore sente con grande problema. Il biogas può parzialmente risolvere questo problema. Quindi, come dire, l'energia rinnovabile, l'economia circolare come strumento per rendere più competitivo ma anche più sostenibile il business del futuro. E il nostro business, noi continueremo a essere sperabilmente un'industria, una potenza industriale, ma spero che continueremo anche a essere una potenza agricola. La combinazione delle due cose non è inconciliabile, è assolutamente conciliabile, va però ragionata in termini moderni, di economia circolare, di energie rinnovabili, biogas in particolare, fotovoltaico e poi anche altri tipi di energie che arriveranno a breve o a medio, come per esempio l'idrogeno prodotto dalle energie rinnovabili, come il fotovoltaico. Il mondo dell'energia veramente per il futuro ci porta delle sfide, ma mi sembra di intravedere anche grandissime opportunità per il nostro paese. Tra l'altro, per salutarci, magari se ci dai un cenno, se puoi farlo, so che stai lanciando una nuova iniziativa sull'economia circolare. Vuoi poi parlarci per darci un cenno? Volentieri, grazie. No, allora abbiamo deciso di lanciare un paio di mesi fa un fondo che sarà operativo a settembre e sarà il primo fondo di private equity sull'economia circolare, focalizzato in Europa, in particolare in Italia. L'Italia ha moltissime aziende che si occupano di economia circolare, che hanno bisogno di fondi per crescere, per ristrutturarsi e per essere rilanciate. Io ho raccolto intorno a me un gruppo di persone molto molto capaci, in gamba, esperte di private equity e di economia circolare, non solo italiane, tedesche e francesi in particolare, e che hanno fatto sì che il team ha già raccolto in questi pochi mesi una ventina di operazioni molto interessanti dal punto di vista economico e quindi continueremo a lavorare sulla pipeline. E a settembre, quando saremo operativi, abbiamo già scelto la SGR Partner, stiamo raccogliendo ovviamente i fondi e a settembre si parte con questo nuovo progetto, molto importante perché sarebbe il primo e sarà il primo in Italia, sarà uno dei primi in Europa e avrà delle caratteristiche rivoluzionarie da un punto di vista della remunerazione dei manager.
Questo per segnare anche un po' il passo a un modo diverso di fare fondo, di fare business, dove la sostenibilità deve essere il pilastro con cui i manager vengono misurati e la redditività sarà fondamentale, ma verrà, diciamo, affiancata da obiettivi di sostenibilità molto, molto forti. Estremamente interessante, l'energia è una nostra passione comune. Allora magari ci diamo un appuntamento fra qualche tempo, così magari prendiamo un altro caffè con qualche altro argomento e ci dai delle novità e degli aggiornamenti su questa grande iniziativa. È Con grande piacere, grazie Stefano di questo spazio. stato un piacere, grazie a te e grazie a tutti. Buona Ciao, giornata. buona giornata.